Ora, un cabarettista napoletano che si sta affermando nel panorama comico nazionale, la sua specialità è il monologo, la classica stand-up comedy all'americana. Sto parlando di Gaetano De Martino. Sì, grazie, buonasera, grazie. No, devo dire che la presentazione che mi ha fatto è stata bellissima, però se voi ci state mi ripresento e voi anziché scacci zanzare fate un applauso serio, la vogliamo fare questa cosa? Parlo effetto conferenza. Io sono Gaetano De Martino, grazie. No, io devo dire che mentre noi stiamo festeggiando, mentre noi stiamo facendo questa meravigliosa manifestazione, i problemi ci sono, che molte persone pensano, vabbè, il comico, che cosa fa un comico? Il comico si guarda intorno, il comico si guarda e guarda ciò che avviene. Io non voglio essere polemico, ma voglio dire, ma ci rendiamo conto? Noi fino a qualche mese fa avevamo un ministro di grazia e giustizia che si chiamava Clemente Mastella. E questo non fa ridere. Oh, Mastella al ministero di grazia e giustizia. È come mettere Crudelia De Mon alla protezione animale. È come mettere Michael Jackson a fare Ubidelli in un asilo nido. Queste sono cose che fanno ridere. Non è possibile, la politica che fa la comicità, i comici che fanno politica. Non si capisce più niente. E ce ne sono parecchi, che fanno ridere. Io non voglio essere polemico. Però, prima ci buttiamo a destra, poi ci buttiamo a sinistra. Ma che fine ha fatto Prodi? Oh, Prodi, ve lo ricordate? Quello che tutte le volte che finiva un discorso, pare che si era salvato. E uno dice, si è salvato, che è stata vota. È stato un periodo che lui è stato presidente del Consiglio, poi praticamente, il 96, ve lo ricordate? Il 96 disse Prodi, me lo ricordo bene, faremo dell'Italia meridionale la California d'Europa. A tutt'oggi, l'unica cosa che c'ha comune la California sono i terremoti. Poi per il resto. Poi ci siamo ribaltati un'altra volta ed è tornato lui, il cavaliere, grande. Un altro comico, perché lui di politica non capisce niente, è straordinario. Io voglio bene, mi fa ridere. Lui pensa che la Cisgiordania è una specie cissenola. Pensa che il libero mercato è quando uno va al mercato e sa catto libero. Pensa che la spianata delle moschee è Nudipe Salam, pensa che il Darfur è una caramella, pensa che l'Albania è il paese arruinato albana. È meraviglioso. Lui poi ebbe una zoppicata perché fu palese, fece questi manifesti. Italia, andiamo avanti. Forza Italia, no? Andiamo avanti. E la gente pensava, ma noi vogliamo andare avanti, ma tu a forza ci vuoi la rete. E quindi cambiò. È così. È straordinario questi politici che vanno in piazza a lottare per la famiglia e poi si spartano che è moglie. Fine. Si è diviso dalla moglie. Dice che erano lì a dividere, a decidere le utenze da pagare. Dice l'acqua a lei, dall'avvocato, l'acqua a lei, il gas a lei, luce a noi, perché lui poi è fissato su certe cose, lui è così. E quell'altro politico, come si chiamava, quello lì che fu trovato in un albergo perché era depresso, e quindi fu trovato in un albergo con un chilo di droga e 3-4 puttane. Come? Era depresso. Dice che arrivò la polizia e dice, ma come? Onorevole, proprio lei! Perché poi una ragazza si sentì male in questo festino. E lui disse, la ragazza si è sentita male. Io c'entro, sono dell'UDC. A che? I poliziotti dissero, ma come? Onorevole, proprio lei, in questa situazione imbarazzante, ma veramente una figura di niente. E lui disse, perché? Scusa, mi hanno detto che per fare carriera nell'UDC devo frequentare i casini. Mi sto facendo tutto quanto, praticamente. Fu sincero. Non è possibile. Questi che più vanno avanti e più si fanno bene. E noi nella nostra meravigliosa città viviamo una realtà unica. A proposito, non so se lo sapete, a Napoli siamo ancora in emergenza rifiuti. Lo sapete? Sapete che significa emergenza? Io l'ho capito. Che noi da questi rifiuti volessimo emergere, ma non ci riuscimmo. Un nezzo ovunque. Com'è possibile? Tu ti affacci in questa meravigliosa città e vedi queste montagne, ti accorgi le montagne a munnezza. Non è possibile. Munnezza ovunque. A proposito, gli americani sono stati chiari,
Hanno dato un dispaccio di agenzia, hanno detto: attenzione, che se andate a Napoli vi pigliate in malattia. Poi questi americani sono straordinari. Tanti anni fa vennero a Napoli a portare certi malati, ma è giusto che si vengano a pigliare da voi, a fangata. Scusami, non è così. Io dico che le cose non succedono a caso. Napoli, una città meravigliosa, noi siamo l'unica città al mondo che abbiamo messo il quarto colore al semaforo. Scatta prima il rosso, poi il giallo, poi il verde e poi un irga dove vendere qualcosa. È bellissimo. Perché ora ci si ferma al semaforo? Ah, una volta ti davano i fazzolettini. Veniva, i fazzolettini, ti davano, ci c'era uno scambio, di fazzolettini. Tu lo pagavi e non lo vedevi più. Ora no, ti dà fiducia. Te li metti lì sul parabrezza e va via. Mi è capitato a me, a fuori grotta. Ho detto: scusa, ma io non ho gli spiccioli, non ti preoccupare, me li dai un'altra volta. Cioè, mi stai facendo credito tu a me, ma come funziona? Non è possibile. Una volta ti pulivano i vetri, dice: vabbè, vi sta recando un servizio. Ora no. È venuto uno al semaforo, si è messo avanti alla macchina e mi ha fatto aprire la pezza. Ma Greta, la devo cambiare, si è spurcata. Si mette a pulire il faro, come se mi stesse pulendo, non lo so, gli occhiali da sole. Si mettono così. Noi diamo spazio a tutti, perché poi la nostra è una grande città e siamo conosciuti in tutto il mondo. Non so se avete visto che cosa hanno fatto a Napoli per il turismo. Questa cosa meravigliosa, che è questo pullman cabriolet per i turisti. Che fa il giro turistico della città, un pullman. Non hanno fatto i conti con lo smog. Io ho visto salire una comitiva finlandese, ho visto scendere i senegalesi, nina, che facevano questo giro itinerante. E poi il nostro è un eterno cantiere. Sa che la piazza Garibaldi che non finisce a 30 anni. Deviazione, 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 deviazione. Qualcuno ha dato un calcio al cartello, ho visto deviazione. Città mo a Rovano. Ci fanno su un po' coppa. Finalmente, dopo tanti anni, hanno deciso la pavimentazione di Piazza Garibaldi. Sarà fatta di San Pietrini. Perché forse la finiranno solo che la mano rubata a terra, se no rimane così. Questa è la nostra meravigliosa città. E il nostro sindaco? Io le voglio bene. Perché è una donna simpatica. Mi ricordo quando fece le elezioni per candidarsi a sindaco, fece i manifesti dove mise su la fotografia della prima comunione. Era tenerissima, pure la zia la riconobbe, la nostra sindaca, la Iervolina, con quella voce tutta che penetra. E poi noi facciamo delle cose comiche, emergenza rifiuti, abbiamo cambiato un commissario straordinario ogni 3 mesi. C'è stato un periodo che c'era uno che apriva e chiudeva le discariche, come si chiamava? Catanacci. Come si fa? È come mettere un moderatore alla camera che si chiama Casina. È una cosa unica, solo noi le facciamo queste cose. Io dico che tutto ciò che è comicità, noi basta che ci guardiamo intorno e a Napoli si crea. Come l'altro giorno stavo a Via Marina, una delle vie principali di Napoli, c'era un signore che tentava di attraversare la strada, scendeva in marciapiede, saliva un'altra volta, scendeva in marciapiede, saliva un'altra volta, che passavano le macchine, scendeva in marciapiede, saliva un'altra volta, allora a un certo punto vede un altro signore dall'altra parte. Signore, scusate, ma voi da là come siete arrivati? Sì, sono nato qua! Perché è complicato interagire, non è facile. Io, vedete, io nella mia vita ho fatto un po' di tutto. Io ho fatto cinema, teatro, cabaret, televisione. Una volta volevo incidere pure un disco con 45 giri, ma quando l'ho proposta alla casa discografica mi dissero: voglio fare un giro sulle tornate in una casa. Evidentemente non ero portato, ma non mi sono fermato perché sono napoletano. Perché il napoletano non si ferma avanti a niente. Soprattutto a Nanzo Semafra, è la verità. A Napoli i semafori sono un optional. C'è il classico tipo partenopeo in una via principale di Napoli, via Marino. E va a sbattere con chi? Con un milanese. Il milanese scende la macchina e fa: senta, guardi, io venivo da sinistra, avevo una freccia, sa, venga adesso e tengo una pistola, qualcosa. Il napoletano scappa, il milanese scappa, il napoletano puntualmente lo investe, il milanese si alza: la madonna, non mi ha visto proprio, ma i daggi pigliati in birra non ci visto proprio, che c'era l'intenzione di commettere l'infrazione. Il napoletano continua la sua corsa e passa puntualmente il semaforo con i rossi. Il vigile lo fisca: venga qui, lei, ma mi dica, lei il semaforo non l'ha visto? Dice: no, io il semaforo l'ho visto. E a te che non l'ha visto proprio. Sincero, quella è la realtà nostra. Io concludo, perché la serata è ancora lunga, con una battuta che piace al patron di questa manifestazione, all'avvocato Campana. dobbiamo stare in Campana, voglio, è tutto lui, tutto merito suo, se succede tutto questo. Questa è una sviolinata perché me l'ha già fatta l'anno scorso, ma me lo faccio quest'anno e mi sono anche cautelato per l'anno prossimo. Quindi giustamente, e quindi io
in questa manifestazione dove veramente ci sono tante splendide ragazze, che poi queste modelle non ti pensano proprio, perché queste modelle bellissime sono etniche calciatori. Vicino a una ragazza qua dietro, per avere un appuntamento ho dovuto fare 26 palleggi e 2 stupepette, se no lei proprio non mi pensava proprio. Non è possibile. Donne meravigliose. Io questa sera ritornerò a casa, dove ad aspettarmi c'è l'unica donna della mia vita, che è mia madre. Mia madre è una donna meravigliosa. Mi diceva che da bambino ero così bello. Oggi mi guarda e mi dice: ma lo caggio combinato, sono stata io. Lei è sincera, però si commuove spesso. Mi chiederà: dove sei stato, Gaetanina? Ma no, sono stato veramente premio Rodondo, una cosa molto bella. Ti sei divertito? Dice: mamma, mi sono divertito, se no lei si commuove, si mette a piangere. Mi chiederà: ma la gente era bella gente? Dice: mamma, gente meravigliosa, se no lei si commuove, si mette a piangere. Mi chiederà alla fine: ma ti hanno fatto un grande applauso? Non fate piangere mia mamma, perché non ne hanno fatto bene. Grazie. Grazie.